Buongiorno a tutti amici di Visione TV, c'è un tema tra i tanti che ci sta molto a cuore che è quello della censura, perché dall'arresto di Pavel Durov a Parigi al silenziamento dei giganti del web, il tentativo di oscurare le voci divergenti si fa sempre più feroce, sempre più anche sfacciato, conclamato. Oggi ne parliamo insieme all'avvocato Francesco Carraro. Ciao Francesco, Ciao buongiorno. Enrica, una buona giornata a tutti, grazie dell'invito. Allora, Francesco, tu ti sei occupato molte volte del tema della censura e tra l'altro avevi proprio dato alle stampe anche elogio del complottista. Vediamo la copertina del libro, perché, come vedremo anche in questa intervista, una delle modalità dei padroni del discorso è quello di creare tutta una serie di etichette, di stigma, di etichette comunque denigratorie per inserire all'interno della cornice le voci dissenzienti, divergenti, o semplicemente critiche, e in questo modo poi riuscire pian piano a, da un lato, creare l'informazione certificata e dall'altro riuscire a legittimare appunto la censura, perché se qualcuno viene additato per essere un complottista, un paranoico, un propalatore di disinformazione o fake news, poi ovviamente la censura è più facile da ottenere, quindi da giustificare al cuore dell'opinione pubblica. E quindi ormai abbiamo imparato, soprattutto negli ultimi anni, che complottista è diventato un po' l'insulto più gettonato, che viene poi rivolto in maniera anche, insomma, molto facile a chiunque semplicemente esprima un pensiero critico o un dubbio. Ma chi è davvero il complottista? Spoiler il libro allora, no? E, sì, me ne sono occupato proprio in occasione della pubblicazione che tu hai mostrato. Ho volutamente deciso di dedicare un'intera monografia a questo personaggio perché ritenevo e ritengo che fosse assolutamente l'ora in Italia di fare chiarezza su un fenomeno, su un personaggio, su un epiteto, su una parola che sono estremamente ambigui e usati appositamente per la loro estrema ambiguità, in modo tale da creare, da generare nell'ascoltatore, nelle persone, una grande confusione in ordine alle caratteristiche e all'identità di colui che definiamo complottismo. La mia riflessione nasce da questo, cioè nel mio, diciamo così, quotidiano vivere, negli incontri che ho come professionista, piuttosto che come comunicatore o opinionista, nelle trasmissioni, eccetera. Nelle interlocuzioni anche che ho con gli altri, anche quando sono stato accusato di esserlo, mi sono via via reso conto che molti di quelli che usavano questa parola non sapevano letteralmente cosa stavano dicendo, o meglio, erano convinti di dire una cosa diversa rispetto a quello che la parola stessa invece esprimeva. E da qui è nato, diciamo così, tutto il filone, la traccia, la trama del mio testo, che poi è andato molto in alto, molto in basso, a destra, a sinistra, proprio per esplodere l'argomento a 360 gradi. La cosa essenziale che posso dire qui in risposta alla tua domanda è quella relativa alla fallacia dell'ambiguità semantica. Cioè qui l'operazione che è stata fatta, ed è un'operazione assolutamente decisa, deliberata e voluta, sia pure partorita, diciamo così, e poi portata avanti nel corso di un torno di tempo piuttosto lungo, è stata quella di usare una parola che in realtà è ambigua. Perché? Perché con il termine complottismo, o meglio, con il termine complottista, a rigore sia di dizionario sia proprio di prassi, voglio dire, di uso corrente, no? A prescindere dai dizionari, secondo me si possono intendere almeno tre categorie di soggetti. Il primo è il complottista in senso stretto, quello che io definisco così, che per il dizionario è colui, lasciamo perdere colui che fa i complotti, perché sarebbe effettivamente il significato principale, ma non lo usa nessuno così. Il termine complottista per designare colui che fa i complotti non viene usato. Allora, a termine dizionario, però, può essere impiegato la parola complottista per individuare quelli che ritengono che dietro un determinato evento, una strategia, ci sia un complotto. Per esempio, se io e te adesso ci mettiamo a parlare della P2 o dell'11 settembre, del caso Moro, insinuando che in base a una serie di prove ci sono probabilmente c'è qualcuno che ha complottato per far cadere quelle cose, siamo dei complottisti in senso stretto. Purtroppo, cosa è successo? Che un po' alla volta questa definizione originaria si è ampliata e è andata a, diciamo così, individuare altre due categorie di persone. Una
ce l'hai davanti. È l'avvocato Carrara, ma è anche Enrica Perucchietti. Nel senso che sono i soggetti i quali non accettano la vulgata dominante del mainstream e deliberatamente dicono, ma lo fanno con il supporto di fiumi e fiumi di bibliografia, di documentazione, quindi in modo estremamente razionale, che ci sono degli altarini, va bene, nascosti dietro lo scenario che il mainstream ci dà in pasto e cercano di spiegare quali sono, perché ritengono che ci siano, le prove a supporto. Quindi fanno un discorso estremamente lucido, attento, attento anche a portare le prove di ciò che dice, e vanno alla ricerca di ciò che sta dietro, diciamo così, lo scenario ufficiale. Un po' quello che facevano, l'ho scritto nel mio libro, sia pure in tutt'altra forma, per tutt'altre ragioni, con tutt'altra importanza, i filosofi dell'antica Grecia, i primi, no? Quelli che andavano alla ricerca dell'archè. Lo spirito era sempre quello. Poi però purtroppo dentro la parola complottista hanno fatto finire volutamente un'intera altra categoria di soggetti che con me, con te, non hanno nulla a che vedere e neanche con il complottista in senso stretto, che sono quelli che elaborano, diffondono o credono a teorie letteralmente assurde, cioè le cose più strampalate che vi vengano in mente. Ora, io non voglio fare... diciamo così, dire esattamente adesso quali, perché oggi si rischia di offendere qualcuno appena si apre bocca. Però voglio dire, uno che oggi dicesse c'è un omino verde sul tetto di casa mia che è in contatto con il Vaticano, ecco, quella persona lì verrebbe definita immediatamente complottista. Allora, facendo questa operazione qui semantica, chiudo, loro hanno rinchiuso all'interno di un'unica, diciamo, di una scatola con un'unica, con un unico vestito, un'unica carta da pacchi, che è la parola complottista, sia i fuori di testa totali, i lunatici borderline, le persone che veramente hanno a volte il cervello esploso e credono a qualsiasi cosa, sia il loro esatto contrario, cioè le persone che invece fanno sforzi enormi per cercare una spiegazione alternativa ai racconti dei media di regime. Ovviamente tu me lo insegni perché ne hai scritto tanto anche tu. Una volta che loro hanno, proprio con una tecnica tipicamente PNListica, no, della programmazione linguistica, hanno sintetizzato in una parola grilletto, quindi auditiva, un insieme di significati estremamente spregiativi e negativi, il gioco è fatto, perché il giorno che Enrica Perucchietti va in televisione, si trova un contraddittore che solo perché Enrica dà una visione alternativa del conflitto russo-ucraino gli dice complottista, tutti quelli che vedono la trasmissione, o comunque molti di quelli, penseranno al matto che sul tetto è convinto di comunicare con i marziani e con il Vaticano. E Enrica Perucchietti, a quel punto, con il classico attacco, no, ad hominem, viene, diciamo così, in qualche modo sclassificata, squalificata, ma non perché ha dimostrato la falsità di ciò che lei dice o l'assurdità, ma semplicemente perché le è stato dato il marchio infame di complottista. Sì, tra l'altro è anche molto furba questa tattica perché fa in modo che le ragioni non entrino mai in campo e tu questo lo spiegavi benissimo, adesso citavi proprio un'altra fallacia, quella dell'argomentum ad hominem e ne parlavi diffusamente in un altro tuo libro, il manuale di autodifesa per sovranisti qualche anno fa e c'era già lì insomma tutta la classificazione delle varie fallace che vengono utilizzate soprattutto poi nei salotti televisivi e anche per quello che diventa molto difficile per una voce divergente, ma che ha comunque tutto un apparato anche intellettuale, di informazioni, insomma un corredo importante anche di fonti e di nozioni, riuscire però a confrontarsi, a dialogare con chi la pensa in maniera radicalmente opposta, che ha una visione più ortodossa rispetto al mainstream, perché se poi si utilizzano queste tecniche, vieni non soltanto squalificato, insultato, ma non riesci proprio a far entrare in gioco le tue ragioni. Verissimo, anche qui entra in ballo un'altra fallacia che ne parlo nell'ultimo libro, la fallacia dell'onere della prova, che è questa. Cioè, in teoria, nell'arte della discussione della dialettica, secondo le regole della retorica della dialettica classica, così come erano state in qualche modo elaborate e diffuse anche in prima persona da Aristotele e sicuramente dai sofisti, in un dibattito ciascuno dovrebbe essere in teoria tenuto a provare ciò che dice, ad argomentare ciò che dice, e colui che eccepisce e contesta dovrebbe essere tenuto a sua volta argomentare e provare ciò che contesta. Cosa succede nel complottismo? Che quando loro ti dicono, hai detto benissimo adesso nella domanda che mi hai fatto, quando loro ti dicono questo è complottismo, sei un complottista, non ti spiegano mai
qual è la teoria del complotto che tu avresti elaborato, o meglio, perché teoria del complotto ce ne sono tantissime anche di valide, la teoria assurda del complotto che tu avresti messo in ballo, cioè non spiegano perché tu nello specifico saresti quello che io chiamo complottista in senso assurdo. Non dicendolo, si esentano dall'onere, anche dalla fatica, di doversi imbarcare con te in una discussione che li vedrebbe perdenti. Perché? Perché una delle caratteristiche che io ho notato e di cui ho dato conto nel libro del periodo corrente, dell'attuale epoca storica, è che i soggetti più preparati, più documentati, più capaci anche di discernere, proprio perché hanno studiato di più, sono esattamente i complottisti in senso critico, cioè quelli che fanno buona informazione, buona controinformazione, basata su fonti e documenti, e che vanno al di là delle balle, spesso sesquipedali, che sparano le televisioni principali, media di massimo ascolto. Il soggetto che intervista o che interloquisce con il complottista in senso critico si trova spessissimo in serie difficoltà perché non ha la stessa preparazione. E quindi dare del complottista è un modo per buttare la palla in corner, e ti accorgerai spesso, vi accorgerete anche se andrete ad approfondire tutti i casi di accuse di complottismo che io ho documentato nel mio libro, citando le fonti, i giornali, eccetera, che anche nei libri addirittura ormai sono finiti nei libri di scuola per bambini. Loro, quando danno del complottista, non ti spiegano mai quali sarebbero le teorie del complotto assurde che tu porti avanti. Perché? Perché non ci sono. Quindi, se loro dovessero dirlo, scriverebbero una pagina bianca. Dovrebbero, per dire, che ne so, accusarti di credere nell'esistenza delle sirene. Ma siccome tu questo non l'hai mai detto e non l'hai mai diffuso questo tipo di informazione assurda, loro si trovano in difficoltà. Lo stesso meccanismo, Erika, lo trovi nel famoso sì, famoso, si fa per dire, nel senso, io ho cercato di renderlo famoso nel mio piccolo con il libro. C'è un sito, se andate nel sito della Commissione Europea, c'è una intera pagina dedicata alle tecniche per stanare i complottisti. Si chiama Individuare il complottismo e i complottisti. È un documento straordinario perché, al di là del fatto che dimostra quanto loro temano un certo tipo di appunto informazione, controinformazione, è pieno zeppo proprio di tutte queste fallacie e di tutte queste corbellerie che vengono usate contro quella schiera, ormai per fortuna non più così piccola, di persone, di personaggi, di scrittori, di scrittrici, di analisti, che sono accusati di essere complottisti perché non accettano la vulgata ufficiale che sarebbe quella di quel mondo perfetto, che sarebbe quello in cui viviamo noi, che è poi quello libero, liberista, liberale, occidentale, pronato dell'anglosfera, no? In cui sostanzialmente siamo in qualche modo tutti costretti a vivere. E quindi chiaramente il complottista in senso critico è il granello nella macchina che loro non sopportano, proprio perché non hanno argomenti sufficienti per contrastarlo. Senti, come dicevo in apertura, negli ultimi mesi stiamo assistendo a un'accelerazione nel silenziamento delle voci divergenti che è culminata con l'arresto di Pavel Durov a Parigi. Da avvocato, tu come giudichi questo arresto? Perché poi sappiamo che una volta uscito su cauzione è stato insomma un po' costretto spalle al muro a già modificare le policy, alcune insomma, condizioni legate alla privacy del famoso social. Da avvocato, che parere ci puoi dare? Beh, da avvocato lo giudico con grandissima preoccupazione, soprattutto per le non reazioni che ci sono state, nel senso che la notizia è stata accolta assolutamente con sereno distacco da gran parte della stampa mainstream, che non ci vede nulla di male a mettere in galera qualcuno che loro giudicano un mascalzone solo perché evidentemente la pensa in modo diverso. Io direi che abbiamo fatto un bel passo indietro ai tempi in cui queste cose avvenivano. E soprattutto in Europa, quindi mi rifaccio evidentemente al secolo scorso, al Novecento, alle dittature di vario colore che purtroppo hanno funestato l'Europa occidentale, ma anche l'Europa orientale, ovviamente la Russia, nel XX secolo. Il fatto che oggi si riproduca un cliché di quel tipo, cioè la persona che viene imprigionata, messa in galera, beh, abbiamo anche casi ovviamente
e tra tanti, sai benissimo quali, no? Di altro di similari. Ma voglio dire, un soggetto che viene incarcerato per questioni legate alla libertà di parola e di espressione, io direi che ci stiamo avvicinando molto ad altre realtà che consideravamo lontanissime, come la Cina o come l'Iran, o come il regime degli ayatollah, o come certe teocrazie islamiche, dove sapevamo che queste cose succedevano tranquillamente. Oggi, a quanto pare, succedono serenamente anche da noi, ma da un lato non mi stupisce perché? Perché è passato sotto silenzio anche un'altra cosa pazzesca, come il DSA, Digital Services Act, che è stato approvato nell'agosto 2023 e è già tranquillamente in vigore, che è questo regolamento europeo all'interno del quale tu trovi messo nero su bianco delle cose agghiaccianti che, se io leggessi in un libro di Huxley, piuttosto che del nostro mitico autore di 1984, Orwell, potrei anche dire, vabbè, l'accetto, un romanzo distopico. Sono realtà attuali, cioè lì c'è scritto che bisogna fare del web un ambiente dove si combatte la disinformazione. E si cerca di fare in modo che l'informazione sia prevedibile, sono aggettivi che sono usati lì dentro, e si sollecitano le persone a fare le spiate quando pensano che siano state violate delle norme che mettono in discussione, diciamo così, cose, concetti molto vaghi come la sicurezza dell'informazione, la prevedibilità dell'informazione, l'affidabilità dell'informazione. Tu capisci, vuol dire tutto e niente, e vuol dire anzi sollecitare il cittadino, come veniva nella Repubblica di Venezia, ai tempi che furono, a fare la spia, tra l'altro aggiungo un'altra cosa incredibile, DSA, in modo anonimo, cioè è sdoganata la spiata anonima e tu non vieni più, non corri più il rischio di veder sequestrata il tuo scritto, come in qualche modo consente anche la nostra Costituzione, ma attraverso una riserva di legge, una riserva di giurisdizione, cioè deve essere prevista dalla legge il sequestro, non deve durare più di 24 ore, deve essere autorizzato un giudice. Oggi abbiamo che la cancellazione di notizie e opinioni nel web viene fatta direttamente da questi colossi che ben conosciamo, con una differenza rispetto a 1 o 2 anni fa, perché già succedeva, sono state vittime un sacco di ottime televisioni e ottimi siti nostrani di controinformazione, solo che prima lo faceva d'iniziativa lo Zuckerberg di turno, no? E il Google, YouTube, eccetera. Adesso non solo continueranno a farlo, ma non solo saranno legittimati a farlo, ma saranno incoraggiati a farlo. Perché nel Digital Services Act sono previste multe che possono arrivare fino al 6% del fatturato. Ora, tu capisci bene quanto possa essere invogliante per una struttura di quel tipo, no? Il fatto di censurare una voce critica per non saperne leggere né scrivere, quando addirittura hanno la minaccia di venire toccati sul portafoglio. Quindi, se tu metti tutti insieme queste cose, compreso l'arresto di Durov che citavi, capisci che il quadro non è a tinte fosche, di più, è a tinte tenebrose, cioè stiamo correndo a rotta di collo verso diciamo così, un futuro dove di democrazia delle nostre società, di democratico, resterà solo l'aggettivo per chi ancora voglia di usarlo, ma di fatto ci saremmo precipitati in una situazione che può definirsi quasi, quasi tranquillamente come totalitaria e securitaria, come erano le dittature dell'Est Europa degli anni 60 e 70. E tra l'altro i casi di manganelli e manganellate digitali, insomma, si stanno moltiplicando anche in paesi a noi sempre più vicini. Pensiamo al caso del Regno Unito, dove si va in carcere per un tweet, c'è stata questa stretta draconiana da parte del Premier Starmer, ma anche oltreoceano ci sono state recentemente, nelle ultime settimane, delle dichiarazioni aberranti, veramente da brividi, da parte per esempio di Hillary Clinton o di John Kerry, che poi facevano il paio con quelle di Tony Blair. Quindi, insomma, proprio a livello, diciamo, globale di opinione pubblica, si sta cercando di sdoganare l'idea che sia giusto, che sia costruttivo, Sì. sempre poi utilizzando questi toni paternalistici, censurare le voci critiche e divergenti. Ma secondo te perché c'è questa passività collettiva, anche poi molti che preferiscono autocensurarsi per non rischiare appunto una manganellata digitale? A C'è volte questa mi viene da pensare passività. che questa passività di cui parli, che riguarda la maggioranza delle persone, più che non un effetto,
di quella che è una deriva totalitaria che ormai è nato e di cui stiamo parlando in questa chiacchierata, è forse addirittura una causa, almeno, o addirittura una concausa, mi spiego meglio. Proprio il fatto che le persone non abbiano più così a cuore la questione della libertà di parola e della libertà di pensiero, in qualche modo incoraggia un certo tipo di istituzioni, sia pubbliche che private, che organismi privati, ad andare avanti a tappe forzate verso una sempre maggiore censura e verso una sempre maggiore chiusura degli spazi di manifestazione di libertà del pensiero. Sarà ancora più chiaro. Se questi si sono accorti, come si sono accorti, che viviamo in un mondo dove per mille motivi le persone hanno perso proprio la passione, la voglia, la volontà di parlare di cose diverse rispetto al cibo, al fast food, all'ultimo acquisto, al gadget elettronico, alla partita di calcio, al concerto di Lady Gaga, tutte queste cose qui, cioè tutti questi ammendicoli, no? Se tutto ciò che sta fuori, che riguarda invece la possibilità, la capacità, la voglia di criticare il sistema, di proporre soluzioni alternative, è diventata una merce che non ha più appeal, ne frega niente a nessuno, mi spiego, quasi a nessuno. Ovviamente loro signori hanno molto più buon gioco nello stringere ancora di più le maglie della rete. Perché? Perché loro sanno che questo oceano informazionale, questa palestra, diciamo così, che ormai è diventato il web, soprattutto il web, è frequentato per il 70-80% da persone che della libertà di parola e di pensiero non sanno che farsene, non gliene frega letteralmente niente. Nel momento in cui gli vengono garantiti i minimi vitali per potersi divertire o per potersi distrarre, sono a posto. A quel punto resta una ristretta minoranza di pensatori critici che proprio perché sono critici, quindi intelligenti e quindi vogliosi di capire, vanno ovviamente contro il sistema, e contro questi loro dicono dobbiamo stringere i cordoni, dobbiamo stringere la rete, gli altri li abbiamo già portati a casa senza sforzi, sono pecore che si fanno pascolare docilmente. Quelli che non si fanno pascolare docilmente dobbiamo censurarli, bannarli, eventualmente anche incarcerarli, però senza farlo in maniera, per così dire, scoperta, palese, da dittatura vera e propria, come avvenivano, non possono permetterselo, no? Perché comunque loro continuano a dire che sono la patria della democrazia, che l'Occidente libero e democratico è il migliore dei mondi possibili, eccetera. Allora hanno inventato queste due o tre trappole di carattere linguistico, che sono soprattutto il discorso dell'odio e il discorso delle fake news. Il discorso dell'odio e il discorso delle fake news non sono nient'altro che mezzi e strumenti per arrivare in maniera pacifica e con il consenso, consensum gentium, cioè con il consenso del popolo, alle chiusure, alle censure, agli arresti. Perché se tu dici alle persone, guarda che stiamo chiudendo, stiamo quel sito, stiamo censurando quell'intellettuale, stiamo arrestando quella persona perché ha spacciato fake news o perché ha fatto discorsi d'odio, qualsiasi cosa questo significhi, sempre per quella questione che dicevo prima di carattere PNListico, l'ancoraggio, il popolo tende a dire, beh, c'è un motivo, cioè non è che l'hanno messo dentro perché ha espresso un'opinione politica divergente o perché è un antagonista, perché faceva discorsi d'odio. Tu scusa, accetti uno fa discorsi d'odio, ma come fai a accettare? L'odio è una cosa terribile, è brutta, dall'odio nasce la violenza, quindi se quello fa discorsi d'odio è giusto che venga bannato. Identicarsi per le fake news, perché le hanno demonizzate così tanto? Questo dobbiamo chiederci. Non se esistono effettivamente le fake news o se questo è un periodo storico ricco di panzane, può essere anche vero, e di bufole, ma perché c'è questa ossessione, ne parla spesso anche il Presidente della Repubblica, contro la disinformazione? Perché insistono tanto nel dire che la disinformazione è un male, un cancro della nostra era? Perché vogliono creare nelle persone questa sorta di associazione mentale tra fake news, bufala, notizia in tutto parte falsa o in parte falsa e cosa orribile, terribile, peggiore dei crimini. Quando loro saranno riusciti a fare questa associazione, questo condizionamento neuroassociativo, per cui fake news diventerà una parola così negativamente caricata come complottista, a quel punto, ma ci sono quasi riusciti, a quel punto una soggetto, un giornalista, uno scrittore, un avvocato, il quale sia bannato, censurato o
come nei casi più gravi, addirittura messo ai ceppi, come nel caso di Dugin, no, che avevi citato, di, scusa, Durov, che avevi citato prima, beh, tu capisci che sarà molto più facilmente accettabile. Quindi loro stanno preparando le precondizioni di carattere psicosociale attraverso una vera e propria operazione di carattere psicologico di massa, affinché le masse di paesi sedicenti democratici accettino la censura che non avrebbero mai accettato 20 anni fa o 30 anni fa, serenamente, perché va a tamponare due diciamo così, mostri costruiti a tavolino, ma in realtà inesistenti, che sono le fake news e i discorsi d'odio. Tutto va a parare lì, cioè sono le precondizioni per arrivare sostanzialmente alla legittimazione e addirittura oserei dire alla democratizzazione della censura, alla democratizzazione del totalitarismo e della fine della libertà di pensiero. È anche pur vero che se si diffonde il concetto, l'idea che chi esprime un pensiero divergente rispetto al pensiero unico e al mainstream rischia la morte sociale, poi si attiva anche quella cosiddetta spirale dell'autocensura, per cui magari le persone temono di andare incontro a sanzioni, provvedimenti o anche soltanto allo stigma collettivo, e quindi poi preferiscono non esprimersi più, quindi stare zitte anche quando magari poi condividono le idee di una grossa parte della popolazione. L'abbiamo visto anche durante la pandemia e poi successivamente col conflitto russo-ucraino, adesso con la questione del Medio Oriente. C'è anche forse questo elemento. Assolutamente, è la famosa spirale del silenzio di Elisabeth Noel Newman, che ne aveva scritto, che io invito chi non l'abbia ancora fatto ad andare a cercare, perché è probabilmente una delle analiste più acute di questo tipo di fenomeni. Quello che tu adesso hai ben descritto è esattamente ciò che la Noel Newman definiva spirale del silenzio, cioè si innesca un meccanismo per cui, pur non essendo realmente la maggioranza chi la pensa come il mainstream, tuttavia il mainstream riesce a raggiungere lo stesso risultato, perché amplifica a dismisura le voci che in qualche modo tirano acqua al mulino, alle tesi appunto dei media generalisti, e tutti gli altri che magari sono la maggioranza, guardando le televisioni, invece hanno questa percezione falsata che tutto il contesto intorno a loro la pensi diversamente, e quindi a quel punto loro si autosilenziano, da qui la tesi spirale del silenzio, no? Io guardo le televisioni, dalle televisioni mi sembra che tutti la pensano in modo diverso da me, a quel punto piuttosto che far brutta figura sto zitto. Ma se sto zitto io, sta zitto il mio vicino, sta zitto quello del palazzo a fronte, un po' alla volta tutti quelli che stanno zitti danno l'impressione a tutti gli altri che effettivamente la maggioranza silenziosa sia connivente o d'accordo con il regime, mentre non è vero. Ed è, sono d'accordo con te, quello che è successo sicuramente nella famosa pandemia. Senti, da avvocato, secondo te che cosa si potrebbe fare? Ciò che so che nessuno ha ovviamente la bacchetta magica e la soluzione in tasca, ma secondo te ci sono delle proposte concrete che magari vengono volutamente ignorate, ma che si potrebbero adottare? Ma a volte quando mi fanno queste domande mi viene da dire, da pensare che più che avvocati servono giornalisti, opinionisti, scrittori, intellettuali. Perché? Perché in realtà gli avvocati, sì, se servissero, non che non servano ovviamente, ma se servissero davvero gli avvocati non avremmo avuto una sentenza scandalosa come quella della Corte Costituzionale sull'obbligo vaccinale. E quella sentenza l'abbiamo avuto pur avendo una Costituzione che non è cambiata, mi risulta, dal 1948, quantomeno con riferimento all'articolo 32, cioè c'erano tutti gli estremi e i motivi per dichiarare illegittime le norme che avevano imposto l'obbligo vaccinale per categorie, okay? C'erano tutti gli estremi, ma ciò non è stato fatto, il che significa che in realtà il diritto, la legge è uguale per tutti, sì, purtroppo la legge viene interpretata e stiracchiata in base alle esigenze dei tempi. Le esigenze dei tempi sono date dalla Weltanschauung, quindi dalla visione del mondo che c'è in quel determinato momento storico, no? Lo Zeitgeist, no? Come si dice, lo spirito del tempo. E quindi contro lo spirito del tempo non c'è Costituzione che tenga. Pochi giuristi da parlare di piramide delle leggi, e la gerarchia delle fonti, la Costituzione che no, non serve a nulla. La Costituzione può dire tutto quello che vuole, ma se si è deciso in alto loco che le cose devono andare in un certo modo, riusciranno a trovare
il cavillo, l'interpretazione, l'operazione ermeneutica che gli farà da ombrello. Quindi mi viene da dire che, lo dico ancora in modo più chiaro forse, da avvocato ti potrei dire che potremmo stare tranquilli, cioè la Costituzione attuale in teoria ci blinda da un punto di vista della libertà di espressione, della libertà di parola, di manifestazione del pensiero, però tu stessa vedi che siamo qua a parlare di tutt'altro, cioè negli ultimi anni pare che le cose stiano andando in modo diametralmente opposto rispetto alle guarentigie, alle garanzie della nostra Carta Costituzionale. E allora a questo punto mi viene da pensare che forse la vera, come dire, il vero antidoto non è di carattere giuridico, normativo, giurisprudenziale, ma di carattere intellettuale, morale, culturale, dove per intellettuale e culturale, non è difficile capirlo, mi riferisco a tutte le persone che leggono tanti libri, aumentano giorno dopo giorno la loro cultura e sono bravi ad esprimere con idee differenti e divergenti dal sistema una modo di vedere e di pensare che si oppone a quello della matrice, e lì siamo a posto. Quando parlo di morale intendo coraggio, cioè il coraggio degli intellettuali che sono disposti a rinunciare, magari sono bravissimi comunicatori, meriterebbero poltroni in prima serata, ma non le avranno mai, perché esprimono delle opinioni che vanno contro quella che è la vulgata del mainstream. Beh, grazie al coraggio di questi intellettuali che rinunciano, ripeto, a un certo tipo di visibilità e di gratifiche che il sistema ti dà senz'altro se tu sei bravo, e però portano avanti evidentemente una lotta, una battaglia che tiene sveglie e vive le coscienze. Quindi, giusto per calare questo discorso che è forse un po' teorico, nella pratica una trasmissione come la tua, come questa, secondo me, in questo momento storico forse riesce a fare addirittura di più di quello che potrebbe fare magari una battaglia giuridica e legale, che comunque vanno combattute anche quelle, non sto dicendo di no. Però, insomma, qui è un momento storico in cui ci vuole la velocità di reazione che può avere solo il mezzo mediatico. Cioè, tu, voglio dire, Enrica, oggi, insomma, nei giorni scorsi, hai pensato a un certo tipo di trasmissione e l'hai realizzata, capito? Una reazione di carattere giuridico a una restrizione delle libertà ci mette mesi e mesi e anni per arrivare, se arriva, a buon fine, no? E basta che vedi quello che è successo al martire, per eccellenza della libertà di pensiero dei nostri anni, no? Per poter avere ragione in quanti anni è stato, in galera, ingiustamente, no? Sì, più che altro ha dovuto poi patteggiare e riconoscersi colpevole del crimine di giornalismo, no? Come poi ha spiegato anche nel primo Cioè, di discorso aver che ha fatto fatto Julian ciò che un Assange. giornalista dovrebbe fare, perché un giornalista quello deve fare, cioè se un giornalista entra in possesso di fonti, che siano riservate o meno, che cosa deve fare, che cosa gli impone la sua deontologia, no? Se non evidentemente dar conto di quello che scopre. Il giornalismo vero vive di questo, non è che vive solo delle veline che ti vengono passate dagli uffici di amministrazione di qualche multinazionale, oppure dai tavolini, dalle segreterie di qualche partito politico, di qualche istituzione, diciamo così, governativa, italiana o transnazionale. No, il giornalismo è tutt'altro. Grazie Francesco per essere stato con me. Grazie Erika per l'invito, un caro saluto a tutti, un abbraccio a tutti voi. E grazie soprattutto per questa battaglia che continua a portare avanti tra le tante, appunto contro la censura, per sensibilizzare le persone proprio a non cadere in quella spirale di silenzio di cui parlavi prima. Tra l'altro ricordo ancora il libro di Francesco Carraro, se rivediamo la copertina, eccolo qua, Elogio del complottista, e ricordo che Francesco ha collaborato molto spesso, è una delle tante firme del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. C'era stato anche il numero di agosto dedicato proprio alla tematica del complottismo, Sotto il complottismo niente, che seguiva il numero precedente dove si parlava proprio del problema delle fake news e di come la battaglia contro le fake news fosse stata strumentalizzata per portare a una nuova forma di maccartismo 2.0, cioè una moderna caccia alle streghe per legittimare da un lato la creazione di un'informazione certificata,
e dall'altro, proprio come ci ha spiegato benissimo l'avvocato Carraro, per giustificare, per legittimare al cuore dell'opinione pubblica la censura. Vi ricordo quindi che potete andare sul sito Visione Editore per acquistare anche le copie del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, così come anche il nostro nuovo libro Le vere cause del conflitto russo-ucraino di Vladimir Putin, Popov, Shevchenko e Varga. Vi ricordo anche che potete andare sul sito di Visione TV per continuare a sostenere il nostro lavoro di informazione libera e indipendente. Ecco qua la grafica. Grazie a tutti per essere stati con noi e buon proseguimento.